Il 2019 per il Teramo è stato l'anno del cambiamento. Il passaggio da Luciano Campitelli a Franco Iachini ha rappresentato lo spartiacque tra un'era andata in archivio e quella appena iniziata. Un anno però tra le difficoltà in campionato, l'accordo trovato e poi saltato con l'imprenditore campano Nicola Di Matteo tra mille polemiche e strascichi e una salvezza ancora tutta da conquistare quando l'ormai ex presidente era ancora in sella. Sulla panchina c'era ancora Genore Maurizi e il primo impegno datato 19 gennaio andò male. Quello era il giorno del derby al Riviera delle Palme contro la San Benedettese, in pieno mercato invernale, quando il sogno Rocco Costantino era praticamente già sfumato e cominciava a farsi largo l'idea di prendere Saveriano Infantino dal Catanzaro. Il gol di De Grazia nella ripresa aveva illuso il pubblico biancorosso prima della rimonta e del sorpasso marchigiano firmato Stanco e Miceli. L'avvio è complicatissimo, perché nella giornata successiva al Bonolis l'Imolese impone una lezione di gioco ai biancorossi, dimostrando quel gioco frizzante che porterà Dionisi al salto in Serie B in estate, dopo il corteggiamento proprio del diavolo. Per il primo successo il Teramo deve aspettare il 9 febbraio, con Rimini e Alessandro Fiordaliso a risolvere una partita delicatissima e regalare tre punti salutari per la rincorsa ad una permanenza nella categoria che la squadra costruirà anche grazie alle 9 reti di Infantino, 3 nel solo pomeriggio di Ravenna, nel quale stende i giallorossi quasi da solo. Le sconfitte con Fermana, Virtus Verona, la più dolorosa, e Pordenone anticipano il successo e rimonta con la Vispesaro alla vigilia di Pasqua che regala la matematica certezza della salvezza. A dir la verità, nonostante la sconfitta di Trieste, il diavolo avrebbe ancora l'opportunità di centrare addirittura un posto playoff da undicesimo. Bisognerebbe battere la Ternana, delusione del campionato, al Bonolis e poi sperare che il Monza faccia sua la Coppa Italia contro la Viterbese. Non avverrà nessuna delle due cose, perché al Bonolis finisce 0-0, ma il diavolo, per come si erano messe le cose, mette a segno una specie di miracolo. Si va in vacanza e in pochi immaginano a luglio che del Teramo conosciuto fino a quel momento non resterà praticamente più nulla. Prima i contatti di Campitelli sono con Francesco Quintigliani, poi con l'avvocato Giovanni Palma che trova l'accordo con Campitelli per una quota vicinissima al 50% delle quote. Prima dell'inserimento però di Franco Iachini che sbaraglia la concorrenza, rileva per intero la società e la gestione dello stadio Gaetano Bonolis e rifonda l'organigramma. Crea tanto entusiasmo questa cosa ed è bello, ma anche perché questa città ha bisogno di essere rilanciata. Frosinone sta in Serie A, io siccome Frosinone tra l'altro ci sto facendo un'impresa, un'attività, quindi non vedo perché Teramo non possa avere determinate caratteristiche. Boh, adesso non voglio esagerare, sognare, dire perché non ci dobbiamo esaltare, no? Perché sennò va a finire che l'uomo razionale inizia a essere l'esaltato. Però dico no, sicuramente l'obiettivo è anche un obiettivo di carattere come dire, economico, perché comunque questa è un'azienda che deve essere risanata dal punto di vista economico, quindi andare in Serie B può essere una soluzione, anzi deve essere la soluzione anche per risanare i conti della società, perché è giusto che questa società possa crescere investendo sempre di più. Il primo tassello è il general manager Andrea Iaconi, che affiancherà il confermato direttore sportivo Sandro Federico. Viene esonerato a Genore Maurizi, ancora sotto contratto, per affidare la panchina a Bruno Tedino, tra l'entusiasmo di un pubblico che guarda stupefatto una campagna acquisti faraonica da parte del nuovo presidente. Tanti ex Pordenone che hanno appena vinto il campionato di Lega Pro, poi Mungo, Costa Ferreira, Rigoni, i ritorni di Luca Di Matteo e Carlo Ilari, davanti Cianci, Martignago, oltre a Magnaghi, la scommessa Lasic e qualche giovane interessante da far crescere con calma. In più rivoluziona il settore giovanile, arriva anche Cetteo Di Mascio con un contratto quinquennale e con lui lo staff che dovrà occuparsi dei ragazzi che dovrebbero rappresentare il serbatoio dei prossimi anni. Il precampionato vede un entusiasmo che non si registrava da anni, la presentazione in piazza registra una grande presenza di pubblico e su quel palco ancora per poco c'è Ivan Speranza, uno dei pochissimi reduci degli anni passati, ma rimarrà in biancorosso ancora qualche giorno perché nel frattempo, a parte qualcuno, la nuova dirigenza fa un vero e proprio repulisti del passato. Non si rivelerà però una mossa vincente, lasciano anche Caidi, Proietti e quell'Infantino che sarà il rimpianto più grande dei primi mesi di questo nuovo campionato. Perché in estate la geografia delle 60 squadre pone il diavolo nel girone C, dal quale mancava da tantissimo tempo. L'inizio è un disastro, il Catanzaro, malgrado la vittoria per 2-1, dà una lezione di calcio al Teramo, l'Avellino lo punisce,
poi tanti alti e bassi. A Monopoli è un accaporetto con Rende, Rieti, pareggi beffardi e nella sera dell'1-1 coi laziali i fischi del Bonolis per una formazione che avrà la forza però tra ottobre e novembre di risalire la china. 5 successi di fila, 4 in campionato e 1 in Coppa Italia, che riportano i biancorossi in linea playoff prima della flessione a fine anno. Le big fanno le big e, partita di Bari a parte, le soddisfazioni sono pochissime. Lo 0-3 con la capolista Regina, più che la sconfitta in sé, segna la distanza che passa tra le buone intenzioni estive e la realtà del torneo, un diavolo lontano anni luce da coloro che nel 2020 si giocheranno la vittoria finale. I pareggi con Vibonese e Catania chiudono l'anno solare prima del rinvio della prima di ritorno col Catanzaro. Una lunga pausa per riflettere sul da farsi da gennaio in poi, perché di lavoro ce n'è ancora tantissimo, recuperare posizione è un imperativo, ma Iachini, dopo aver investito su ogni aspetto della società, adesso pretende che ci siano risultati sportivi e, in estate, anche economici. Intanto, tra poche ore parte la sessione invernale di calciomercato. 12 mesi fa, quella finestra di mercato fece svoltare il diavolo. L'auspicio in casa biancorossa è che quest'anno possa esserci una replica, se non proprio fedele, almeno simile.